E salve a tutti carissimi horror maniaci e benvenuti alla terza parte del gameplay di House of Ashes. E si parte. Magari se accendo le cuffie. Questo sarebbe il deposito di armi di Saddam, eh? Cristo, si salvi chi può, siamo tutti morti. Lì c'è il generatore che fa cosiddetti scoppicchi. C'è un generatore. Ma va? Diamo un'occhiata. Aspetta. Holmes e Watson, aspettate. Mi serve una mano. Ci sono. Secondo te sto cazzeggiando. Ben fatto. Merda. Fa attenzione. C'è una trappola. No. Basta tagliare l'innesco. Portami buone notizie. Era umanoide quel tipo? Non è che la gente si trasforma, no? Fammi passare. Ehi, mi spiegate che succede? Abbiamo Questo sentito dove stava? Crediamo fosse Joy. Era lui di sicuro. Andremo a salvarlo. Ti ricordo che spetta a me decidere. Vado avanti io. No, vado avanti io. A posto. Oh no. لازم اقول له لا اتخانق لوحده مش اتخانق معاك لازم يكون في طريقه ثانيه من هنا لازم يكون في طريقه ثانيه نو اه ما ايه الكوماندانت تشيتشوتن اشتاكيامو لي لا مانو No, no, indietro, sto cazzo. Esamina sto cazzo. Non è possibile che sia... Non è possibile! Dio! Mau. Don't fuck with the Iracheni. Salim, mi sei simpaticissimo. Arrivano i rinforzi. No. Sono i rinforzi, Salim. Credo, boh. No, so... Quanta gente è? Tutti sta americani da dove arrivano? Laggiù! Dai, ancora non riesco a credere che la dottoressa non abbiamo potuto salvarla. Si sente Joy? Qui Mailman 2-1 reale. Joy, mi senti? Mi ricevi? Passo. Credo che Joy sia diventato qualcos'altro. È di Joy. È messo male. Dobbiamo muoverci ora. Mi spiace, signore. Per Rachel. Sul serio? Kolchak ha detto che la chiamavate grande stronza. Io no. Sapevo che non era così. Io no. Controlla le armi. Non lasciare nulla al caso. Che posto di merda. È sangue.
Qui è successo qualcosa di poco piacevole. Ah, un'altra premonizione. Incontreremo Salim. Non gli farò mai del male. Gli voglio troppo bene a Salim. Puoi dirlo forte, Salim. Mother, father. E armi a posto. Joy, sei tu. Giusto. Andiamo con cautela. Beccato! Quante bombe c'ha questo? Joe. Sei cazzo. Qui Mailman 3 a Mailman 2 1 reale. Rispondi, passo. Ora ci cacchiamo addosso. Laggiù c'è un demone. Possiamo salvarci, ma solo insieme. Captano i suoni come i pipistrelli. Se ti sei... Sono pipistrelli. Giganti. Hanno un punto debole. Prendono fuoco al sole. Un paletto nel cuore. I proiettili li rallentano. Anche un camion in piena corsa li farebbe solo arrabbiare. Possiamo ucciderlo. Tu gli giri intorno e attiri la sua attenzione. Poi ci penso io. Sono pronto. Andiamo. Piano. Con quel pezzo di ferro, vai piano. Praticamente non sta facendo niente. Manco sta mangiando. Oddio! Ehi. C'è anche una pistola. Così Salim la può prendere. Visti di orrori in vita, ma nulla di simile. Hai idea di cosa siano? Sinceramente non lo so. Non gliel'ho chiesto. E tu? Credi nei demoni. Se me l'avessi chiesto prima ti avrei riso in faccia. Ma ora... I Sumeri narrano che le anime dei defunti sprofondano fino alla dimora delle ceneri, dove si nutrono di polvere tormentati da demoni infernali. Faccio molta fatica a crederci. Come te, anch'io ero scettico. Ma guardati intorno. Guarda dove siamo e cosa abbiamo visto. Siamo intrappolati nel tempio sumero. Se siamo all'inferno, dovrei dirti come mi chiamo. Nikkei, sergente. Salim Osman, tenente. Esercito Rekeno. Dove sei attaccata? Dove si è attaccata quella sbarra di ferro? Su Kronihui. È magnetico. Mailman 2-1 reale a Mailman 3, mi ricevi, passo? Sì, ti ricevo, tenente. Vedo la luce, continua ancora. Sono più avanti, passo. Vengo a prenderti. Spero che i tuoi amici non facciano scherzi. Nasconditi un po'. Nascosto, vai! Vai! Avevi ragione. Cristo. Cosa cazzo è? Fa davvero stringere le chiappe. Merda, Nick. Hai fatto fuori questo coso da solo. Sergente Kay. A posto. Sì, è tutto ok. Anche perché questa cosa anche è stata prevista dalla premonizione. Ma che pellaccia dura c'hanno sti bastardi? Ma stiamo scendendo sempre di più. Non va bene, ragazzi.
E ripeto, il problema grosso arriverà di notte. Autopsia di una forma di vita non identificata. Bomba in buca. Che per non farsi sentire è... Era l'ultimo. Eccezionale. Dovrebbe almeno rallentarli. Quanti posti come questo abbiamo bombardato senza scrupoli? Queste rovine stanno meglio nella polvere. Perché fai così? Loro non volevano la guerra. Non mi sembra abbiano mostrato molto rispetto per New York 2 anni fa. E tutti i medi orientali devono soffrire? Non intendevo questo, mi conosci? Sì, pensavo di sì. Dico solo che anche questo paese ha i suoi scheletri nell'armadio, non credi? È un messaggio contro la guerra, che la guerra è sbagliata. Infatti lui faceva l'amore con la donna del altro, però comunque non fa... La creatura è alta circa 2 metri e mezzo, bipede, alata. All'interno sembra malato quasi. Ah, stiamo scendendo dove sono scesi Accadico e quelle e Guteo. Sì, 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 è qui, è qui. E ora a sinistra troveremo sicuramente uno scheletro. Eccolo lì. Vedi, tutto riporta, tutto preciso. No, non è il suo lo scheletro, è di uno degli esploratori. Non si meritava una fine così. Donna, perché si è trasformata? No che non si meritava una fine così, Dio Cristo. Si è trasformata. Dubito siano state quelle creature. Questi sono... Chi allora? Vampiri primordiali. Buffy, forse è meglio tenerlo. Un paletto acuminato può sempre tornare utile. La Madonna. Questi sono vampiri primordiali. Quindi, chi entra in contatto con loro si trasforma in un vampiro. Dice che hanno trovato qualcosa di strano. E qui è dove è apparso il primo mostro. All'inizio. Robaccia. Che hai trovato? Nulla di utile per uscire da qui. Ora me ne fregherei anche se fossero i gioielli della corona. Ed ecco a voi, Pazuzu. Perfetto. Questa strettoia è ottima. Salendo dal basso i mostri saranno costretti a passare da qui. Piazzo le cariche? Sì. Aumenta la copertura con le colonne. Potrebbero vedere i fili d'innesco. Per te loro saprebbero distinguerli. Dubito. Non sottovalutiamoli. Se miniamo i lati, avremo più probabilità. Raggio minore, ma cariche meno visibili. Tu che dici? Quei bastardi sono svegli. Giusto. Mettiamo le cariche ai lati del passaggio. Bene, non se lo aspetteranno. Dovevamo darle un secondo avviso. Quel checkpoint era un bersaglio a rischio di attentati. Avevamo pochissimo tempo. Dovevamo scegliere in fretta. E abbiamo sbagliato. Voglio solo la verità, Jason. Uccidere quella donna mi ha come distrutto. E vuoi farmi credere che non ha distrutto anche te? Abbiamo sbagliato. Se mai usciremo da qui, dovremo conviverci. Se invece moriremo, forse sarà giusto così. Un altro poeta. Frequentavo Rachel. Dici sul serio? 3 settimane. Ecco! Guardate un po' chi si è svegliata! Dove cazzarola sei finita? Eric! Eric! Dove sei? Questa volta ti sei superato, tesoro. Non rompere il cazzo! C'era la premonizione. Nick? Jason! E ora sei viva. Oddio. Oh, merda. Oddio. Promette bene. Vaffanculo! Diavolo! Tra l'altro, perché c'è del fuoco? Da dove viene? A noi Lara Croft ci fa un baffo. Che diavolo è quella luce? Una luce verde? Boh.
Signor, cos'è un disegno? Saliva. Infatti, qui questo reperto ci dice che chi è entrato in contatto con la saliva cominciava ad avere dei cambiamenti. Dio! Brucia, brutta merda! Corri, corri Ashley, corri Ashley, corri Ashley! Oddio! Cos'è? Scappa! No. Ora, vai! Chi? Ma sei viva? Sei viva? Ma è viva! Wow! Farò una scansione UV per ispezionare i fluidi. La lampada UV risolverà tutto. Cazzo. Cioè, queste creature che provengono dall'inferno le si può accoppare con una lampada UV. Bello. Ma quei cavi andranno da qualche parte. Girati. Non ho molta voglia di salire. Girati. Ecco. È lui. Ma che cazzo, Joey? Me l'aspettavo. Spara. Aspetto. A posto ragazzi, il gioco può finire qui, abbiamo trovato la soluzione. È fatta. Non pensavo sapessi. Lottare? Già, neanch'io. Cos'era quell'essere? Non lo so, ma purtroppo non è solo. Sei un po' palliduccia però, ci stai nascondendo qualcosa? Uno di quei mostri mi ha aggredita e trascinata fin qui, credendomi morta. Non va tutto bene qui. Si esce da su. Signor! Cioè, neanche una parte di gameplay durante l'arrampicata? Avete voluto tagliare un pochino, eh? Tutto ok? No. Sì, un minuto. No. Hai un aspetto orribile. Grazie, Rachel. Hai mai pensato di fare conferenze motivazionali? Mi è graffiato a sangue e sono svenuta. Mi sento strana. Vertigini. Nausea. Pensavo che fosse lo shock, ma non riesco a riprendermi. No, manco per il cazzo. Veleno. Tu adesso mi attacchi. Vampira maledetta. Ci sarà un rimedio. Sì. E io che diavolo ne so. Un paletto nel cuore. Sei una scienziata. Oh, signore. Larissa. Che ti ha fatto quella cosa? Ti prego. Ti prego non lasciarmi qua giù da sola. Il cazzo. Non ti avvicinare. Ti prego resta con me. Il cazzo due volte. Non prometto nulla. Ci sono medicine su. Starei meglio, ma dobbiamo andare, ora. No. È la parte sbagliata del baratro. Non ce la faremo. Non abbandonarmi. Pensi davvero che le medicine mi aiuteranno? Non sappiamo nulla di quelle cose. Andiamo, Rachel. Non prendermi in giro. La verità è sopravvalutata. Se mi trasformo. E se succede?
Devi uccidermi. Se succede, non ucciderò te. Oggi non morirà nessuno, non potevo dirglielo. Non ti distrarre, cretino. Dai, ti aiuto. Vai a cagare. Però... Forse non dovrei. No, eh? Che intendi? Avanti! Non ce la farò. Perché c'è il sottotitolo su non ce la farò? Dai, non rompere il cazzo, su. È finita quella che mi ha salvato dai mostri. So che puoi farcela, Clarisse. Devi solo crederci. Perché se credi in te... abbastanza nei guai. No, se credi in te... non avrai più nessuna speranza. Puoi realizzare ogni tuo sogno. Insegui i tuoi sogni, Clarisse. Lanci... Che brutto carattere, però, eh? Hai mollato. Mai mollare. Never give up. Dov'è Salim? Ah, no. Quindi la premonizione ci dice che lui verrà ucciso. Cioè, praticamente questo sovrano ha sfidato gli dei ed è stato ripagato con l'attacco dei Gutei Veneti e la carestia che distrusse, appunto, lì come è scritto, il popolo di Naram-Sin. La radio è la sola speranza. La sistemiamo e chiamiamo gli altri. Così saremo pari. Bene, qui è riportato. È riportata la trasformazione di un soggetto. Vampiri. Lo sapevo, cazzo. L'avevamo capito che erano vampiri. Ciucciavano. Erano a forma di pipistrello. Non potevano essere lupi mannari. Però, per esempio, questo è un modo simpatico per riportare in auge il vampiro. Secondo me alla fine ci sta, perché comunque metti insieme il vecchio e il nuovo, secondo me. E un nuovo pezzo del diario. Sigarettina. Tac. Ti uccideranno, sergente. Sì, il fumo è il pericolo principale al momento. Dove cazzo ho lasciato l'accendino? Ho capito tutto. Salim, pensaci tu a risolvere la situazione. Salim, aumenta. No, non è lui. Perché ve lo chiedete a vicenda? Salim. Ismani. Arguk, Ismani. Atalu l'Amerikan. Kanu haiyutalunana. Uhaidul nafsak. Ah, leva! Ecco! Cazzo! Bastardo, però. C'è un esercito di vampiri in arrivo e noi stiamo pensando a spararci vicenda. Non ho visuale libera! Spara! Ecco, figo. No. Forza, entriamo nel tempio! Oh, Rachel. Cazzo! Rachel! Ah! Sei viva? Avevi dubbi, Marin? Mi dispiace. Hai rispettato il protocollo. Non potevi che tagliare la fune. Niente da dire. Saremmo morti in due. Spero tu capisca. Esatto.
Ragazzi, non mi costringete a scegliere. È lui, vero? Capisco tu non sia sveglio, Nick, ma avrai intuito di che parlo. Scopi con lui, vero? Lo sapevo che arrivavamo qui. Beh, tutto qui. Fermatevi! So che è lui, Rage. Lo so. Stai indietro prima che alzi le mani. Colonnello o non colonnello? Volevo aspettarti, Eric. Ho tentato, mi spiace. Fedele sempre. Fedele sempre, eh? È da fedeli tagliare la fune. È bello vederti. Non ci speravo. Chi altri ce l'ha fatta? Cazzo. Clarissa era infetta. Quelle creature le sono entrate dentro. Vuoi dire che Clarissa è ancora là fuori? No. Non l'hai abbandonata. Si è abbandonata. Sono già dentro! Dobbiamo respingerli avanti! Non mi interessa se hanno l'invito! Andatevene! Io dico che ora è il momento di andarsene! Ci sono obiezioni? Ritirati, spara. Spara. Ora ci vediamo. Sì! Bastardi! Bello, bello cazzo, bello. Mi ha piaciuto, bello. Getta l'arma cosa? Rieccomi. Il mio amico arrabbiato. L'avevo capito. Che è successo di sopra? Il tuo amico è un po' troppo suscettibile. Mi innervosisce. Abbassare l'arma potrebbe stemperare un po' la tensione. ديروا رصاصة في دماغه لو ما سمعش الكلام هتكون فكرة وحشة انتي مش في مكان تحدثي provaci e poi vediamo credo che le nostre uniformi stiano rovinando quello che sarebbe un bellissimo rapporto lascia Ahban silenzio Io dico di ammazzare questi patetici strozzi. E lei, colonnello? Ma vi urui! Ordini, colonnello. Ci servono. Sono i nemici, Nicky. Sì, come non no. Non mi fido di nessuno di voi. Sì. Salim, però, quello t'ha aiutato, dai. Oh, siamo finiti nel posto più schifoso al mondo. Chi c'è? Generale. Che cazzo è? È l'accadico. Guteo.
potere. Mi sembra che crucifisso. Fucile, 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 fucile. Volano? Ma che cazzo? No! La lampada! Allah, aiutaci! No! No! No, no, Eric, no! No, Eric, no, vi prego. Qualcuno lo aiuti. Qualcuno salvi Eric, per favore. Per favore. Quindi è morta Rachel. In generale, mi dispiace tanto. L'avevo risparmiata per un motivo prima. Ed è questo. È morta Rachel. Ma io col cazzo che sacrificavo Salim per Rachel, mi dispiace ragazzi. Mi dispiace proprio, ma assolutamente no. Tanto lo sapevo che qua qualcuno lo perdevo. Che diavolo! Non ti muovere, cazzo! Sei solo? Altri superstiti? Sto cazzo. È successo in fretta. Siamo solo io e te. Solo io e te, eh? Una vera fortuna. Non intendo farti del male. Lo giuro. Davvero? Sono io quello col fucile. Ehi, cerchi guai? Disse all'americano col fucile. Anche se non siamo amici, possiamo essere alleati. Mi sembra un compromesso accettabile. Dunque, io direi che per oggi può concludersi qui questo terzo meraviglioso capitolo. E qui lo posso dire, almeno per adesso, a meno che non ci siano cambiamenti in corso d'opera. Al massimo mancheranno un paio di episodi, non penso che vada a durare chissà quanto. Questo gioco è molto, molto meglio dei suoi predecessori, di Man of Medan e di Little Hope. È molto bello perché mette al centro i rapporti tra i personaggi, al di là del fattore di contorno, no? Il classico messaggio, facciamo la guerra, ma in realtà dobbiamo essere uniti, vabbè. È bello perché il rapporto tra i personaggi va a cambiare in una situazione di pericolo, e secondo me questo è molto reale, cioè nel senso, ci stiamo sul cazzo, ma in questa situazione di pericolo riusciamo ad uscirne uniti. Io ci vedo questo e mi sta piacendo molto, sia per il fatto che comunque è un bel gioco, cioè c'è poco da dire, è un'avventura narrativa bella, assolutamente. Detto questo, io vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati e noi ci vediamo ad un prossimo video.